a Codigit. Oggi partiamo con la recensione del Panasonic Eluga e, come si può vedere, partiamo in un modo abbastanza inconsueto. Questa prova viene divisa in due segmenti. La prima ci servirà ad approfondire brevemente una caratteristica peculiare di questo nuovo Panasonic, che è quella di rispondere al protocollo IP57, un protocollo che contempla la resistenza a umido, acqua diretta e polvere. In questo caso stiamo torturando il nostro telefono e non posso comunicarvi la mia sofferenza nel farlo. Il telefono, come si può vedere, è completamente immerso in una bacinella d'acqua, già da qualche minuto. Questo appunto per testare la sua resistenza. Il Panasonic Eluga è un telefono che, come altri, è un monoscocca, quindi non si può rimuovere il cover posteriore, non si può accedere alla batteria, non ha uno slot di memoria. Poi, durante la prova seguente, che verrà attaccata a questo video, farò anche qualche considerazione su questo aspetto. Certamente questa caratteristica strutturale lo aiuta a resistere ad agenti esterni. Immergiamo anche la nostra mano nell'acqua e lo accendiamo. Il telefono era già acceso, in realtà era solo in stand-by. Come si può vedere, siamo nella schermata di boot di Android, quello che serve per fare tutte le impostazioni preliminari di attivazione del telefono. Il telefono non ha nessun tipo di problema, ripeto. Il video è già partito da oltre un minuto e era già immerso da alcuni minuti e il telefono non manifesta nessun tipo di problematica di funzionamento. Direi che questa prova, vediamo se funzionano i tastini, il touchscreen funziona, il display risponde senza problemi. Direi che la prova è stata abbondantemente superata, quindi anche se con un pochino di dolore abbiamo immerso, lo facciamo ancora, il nostro Panasonic nell'acqua per dimostrare che esce indenne anche da questa prova. Quindi un applauso a Panasonic per questo lavoro e vi invito a proseguire nella visione del video per la consueta recensione di Pacodigit. Un saluto da Ivan. Un saluto da Ivan di Pacodigit. Oggi proviamo un nuovo prodotto, direi una anteprima assoluta. Stiamo parlando del nuovo Panasonic Eluga, uno smartphone che segna il rientro in grande stile di Panasonic nel mondo della telefonia cellulare e più precisamente nel mondo degli smartphone. Panasonic lo fa utilizzando il sistema operativo Android di Google, in questo caso ancora in versione 2.3, ma dovrebbe essere aggiornabile a breve anche alla versione 4.0, alla Ice Cream Sandwich. Un telefono che dico subito trovo bellissimo dal punto di vista estetico. Secondo me, se non è il più bel telefono degli ultimi anni, ci manca poco. Ha un design estremamente squadrato, molto pulito, lo trovo personalmente molto bello. Importante anche sono le dimensioni di questo telefono, un telefono estremamente portatile. Abbiamo 123 mm di altezza, 62 mm di larghezza, ma soprattutto 7,8 mm di spessore. Quindi un telefono veramente sottile, leggero, facilmente trasportabile. Tra l'altro, i 7,8 mm direi che sono veri perché le sporgenze sono veramente ridotte al minimo. È veramente un telefono gradevole da trasportare. Come dicevo, un design assolutamente minimalista e pulito. Nella parte frontale un display da 4,3 pollici con risoluzione Quarter HD, quindi 540x960 pixel, a 16 milioni di colori. Un display molto bello sia come definizione che come risposta del touchscreen. Abbiamo nella parte frontale tre tasti a sfioramento, tasto home, tasto di ritorno e menu contestuale, non sono presenti tasti fisici.
Interfaccia al solito personalizzabile con widget e collegamenti, Panasonic ha previsto anche di poter modificare anche i tasti alla base del display. Nella parte alta abbiamo capsula auricolare che è leggermente decentrata rispetto al solito, una capsula auricolare che forse paga un po' di dazio, ha una dimensione un pochino ridotta. Direi che è assolutamente buono il volume, forse lievemente metallica rispetto ad alcuni telefoni, la qualità acustica. Presenti sensori di luminosità e di prossimità, non è presente una videocamera frontale. Il telefono non presenta nessun tasto sui lati se non sul retro questi due tastini che sono il tasto di accensione e il tasto per il controllo del volume, che sono stati messi praticamente in corrispondenza del cover. È comodo averli in questa posizione perché tenendo in mano il telefono li si incontra molto semplicemente, quindi sono molto facili da maneggiare. Presente una fotovideocamera che permette di eseguire scatti a 8 megapixel e video in qualità HD 1280x720 punti. Devo dire che la fotocamera è uno di quei reparti in cui il Panasonic Eluga mostra una sorta di doppia faccia, dei chiaroscuri, nel senso che la fotocamera secondo me ha un buonissimo livello di definizione quando c'è buona luce, parlo proprio di definizione pura, mentre come tutte le fotocamere digitali soffre un po' di più la mancanza di luce, fatto che viene enfatizzato in questo caso dalla mancanza di un flash LED. È un vero peccato perché secondo me la fotocamera avrebbe potuto raggiungere davvero dei livelli interessanti in tutte le situazioni di utilizzo. Altro dettaglio è la modalità di acquisizione video che è soltanto HD 1280 punti, come dicevo prima. Avendo un processore di una certa potenza, stiamo parlando di un dual core da 1 GHz, probabilmente ci si poteva aspettare anche il Full HD. Nella parte superiore del telefono abbiamo l'ingresso della cuffia 3 mm e mezzo, un tappino per le connessioni USB. Micro USB, chiedo scusa, e sotto quest'altro tappo abbiamo l'ingresso della micro SIM. Seguendo una scia che non condivido assolutamente anche di altri produttori, questo telefono non ha la possibilità di rimuovere il cover posteriore, ciò ci impedisce A di rimuovere la batteria. Non abbiamo possibilità neanche di aggiungere una espansione di memoria, una SD, perché il telefono è sprovvisto di uno slot. Telefono che ha 8 giga di memoria interni che non sono né tantissimi e neanche pochissimi. Faccio fatica a comprendere l'ostinazione con cui il mercato sta inseguendo questa logica dell'assenza delle espansioni di memoria. Vero è che la nascita del fenomeno cloud aiuta da questo punto di vista, ma questo ci obbliga sempre ad avere una connessione di rete che non sempre è possibile avere. È un po' una crociata che sto conducendo da qualche periodo, non con il Panasonic Eluga, ma con i produttori che oramai stanno seguendo questo filone che non mi sento assolutamente di condividere. Dicevo anche della mancanza di tasti, prima è assente un tasto fisico di scatto per la fotocamera. Vediamo qualche caratteristica. Il telefono, come dicevo prima, monta un processore dual core con clock da 1 GHz. Il chipset è un OMAP di Texas Instruments 4430, assistito da 1 giga di memoria RAM. Un telefono che si muove con una velocità notevole, che non ha, direi, nessun tipo di impuntamento. Una piattaforma hardware che funziona piuttosto bene. Ho già detto della dimensione di display, un 4,3 pollici con risoluzione Quarter HD. Sono presenti naturalmente la connettività Bluetooth in versione 2.1 e il Wi-Fi. Cosa interessante, è presente anche lo standard NFC, quindi nella scatola troveremo una piccola tesserina che potremo accoppiare con il nostro telefono, laddove ci sono dei servizi abilitati all'NFC.
L'interfaccia è un'interfaccia molto gradevole che mi ricorda in un qualche modo quella di Ice Cream Sandwich. Probabilmente Panasonic ha già lavorato nella prospettiva di aggiornare il telefono e l'interfaccia con queste due barre di scorrimento sopra e sotto mi ricordano molto quelle di 4.0. I programmi che troviamo sono sostanzialmente i soliti che vengono caricati sul sistema operativo Google con qualche implementazione. Va bene, vediamo anche qui il classico Flash Player che gira in versione full senza il minimo problema. È interessante questa funzione Eco Mode che ci permette di monitorare il consumo energetico del telefono ed eventualmente di agire in modo tale da ridurre i consumi energetici del telefono. Precaricato anche il client di Facebook e di Twitter, interessante la possibilità di far dialogare il telefono con un nostro PC, quindi di creare un backup su una macchina separata, possibilità anche di avere una cartella condivisa, cosa che trovo estremamente comoda. Presente un antivirus preinstallato, programma per il controllo dell'NFC come dicevo prima, un'altra cosa che trovo interessante è questo programma che si chiama di sicurezza dei dati. Io l'ho attivato prima, ho messo dentro un PIN molto semplice, 4 volte 0, ci permette di entrare in questo programma che in questo caso ci permette di mettere sotto chiave dei dati che possiamo trasportare all'interno di questa cartella detta sicurezza dati. Naturalmente proteggendola con una password. Interessante notare che questo programma permette sia di bloccare completamente il dispositivo o di bloccare anche, per esempio, il programma di gestione della posta elettronica. Quindi, possiamo proteggere i nostri dati sensibili, qualora, il telefono dovesse passare per altre mani o addirittura dovesse essere perso, o rubato, diciamo. Andiamo a vedere anche un attimo il browser. Il browser, vediamo di andare sul nostro Paco Digit. Il browser, un po' come tutti i terminali Android, trovo che funzioni molto bene. Come si può vedere, le pagine vengono caricate senza nessuna incertezza, il flash funziona perfettamente. Direi che non ci sono problemi né nel panning, né nel pinch to zoom. Direi che il browser funziona bene. Mi spiace che anche in questo browser non sia stata abilitata la funzione di modalità permanente desktop o mobile. Ci sono alcuni casi in cui il telefono apre autonomamente le versioni mobili dei siti, quindi dobbiamo fare poi il classico switch per vedere le versioni desktop. Il browser comunque funziona bene e qualora lo volessimo, nel market non mancano validissime alternative al browser stock. La parte telefonica è direi piuttosto interessante come ricezione, le antenne mi sembra che rispondano piuttosto bene. Come ho avuto modo altre volte di sottolineare provando alcuni telefoni Android, non è prevista la ricerca intelligente dal pad telefonico. Anche qui possiamo ovviare con dei programmi che troveremo sul Google Play. Mi sarebbe piaciuto trovare questa funzione sempre nei telefoni. Quindi o ci ricordiamo il numero che vogliamo chiamare direttamente, o se no dovremo aprire la cartella dei nostri contatti e fare una ricerca veloce del contatto che vogliamo cercare. Volevo anche dare un'occhiata, perché mi sembrava interessante, anche un po' ricollegandomi a quello che dicevo prima, al menu della fotocamera, perché è un menu secondo me con delle possibilità di personalizzazione non comuni. Abbiamo modalità di ripresa normale, panoramica, il riconoscimento del sorriso, abbiamo anche lo scatto in raffica, il burst, quindi la macchina, il telefono scatta delle foto in sequenza ad alta velocità, quindi possiamo scegliere poi la foto che ci piace di più. Simpatica anche questa funzione detta collage o collage come si vuol dire, che ci permette di unire alcune porzioni di foto, di farne una più, diciamo una foto artistica, come la vogliamo chiamare. Abbiamo poi le modalità di messa a fuoco che possono essere automatica, continua, a infinito, le varie funzioni macro. Però
possiamo bilanciare l'esposizione, oppure entrando nel settore delle impostazioni possiamo vedere un po' riassunti tutte le funzioni della macchina fotografica, quindi abbiamo le scene, abbiamo vari effetti che possiamo utilizzare, il timer automatico, possiamo variare la risoluzione della foto da 8 megapixel in giù, la qualità della fotografia, possiamo controllare il bilanciamento del bianco, addirittura i valori ISO, possiamo fare il tag GPS, addirittura si può richiedere di mostrare la griglia per una composizione corretta della fotografia. Possiamo poi trovare molte possibilità di personalizzazione. Anche nella videocamera possiamo chiedere di registrare l'audio o no, bilanciamento automatico del bianco, anche qui abbiamo alcuni effetti che sono interessanti e alcune funzioni che appunto abbiamo già trovato anche nella fotocamera. Che cos'altro si può dire di questo telefono? Facendo un po' un riassunto, devo dire che è sicuramente un rientro fatto in grande stile da parte di Panasonic nel mondo degli smartphone. Personalmente mi piace tantissimo esteticamente, telefono molto leggero, piccolo, sottile, direi che ha tutti i pregi possibili. C'è anche questo cover con questa finitura metallica che è anche molto, molto gradevole. Qualche piccola ingenuità qua e là, in un sistema operativo che comunque rimane estremamente stabile, non c'è nessun tipo di problema. Mi ha lasciato perplesso il fatto del non poter acquisire in Full HD, i video, la mancanza del flash e soprattutto, quello a cui mi riferivo prima, cioè l'impossibilità di accedere al vano batteria, il non poter espandere la memoria, sono cose che faccio sempre. Come dicevo prima, un po' fatica ad accettare. Telefono che dovrebbe arrivare nel giro di penso un mese, forse un po' meno, in tutti i negozi. Questo esemplare ci è stato messo a disposizione e li ringraziamo come sempre dalla Stockhouse di Corso Sempione a Milano, dove potrete già trovare il Panasonic. Il prezzo dovrebbe essere orientativamente sotto i 500 euro. Ora non ho un dato precisissimo, ma non dovremmo essere lontani, probabilmente con una tendenza al basso da questo tipo di cifra. Bene, per questa anteprima del Panasonic Eluga direi che possiamo fermarci qui. Vi ringrazio per l'attenzione e un saluto da Ivan.